chiamo Fabrizio Lamioni, sono nato a Magliano, ho la passione per il modellismo e come vedete qui mi trovo con due opere, una finita e una da terminare. Avendo la facoltà nelle mani di arte e manualità di quello che mi è stato donato, ho avuto l'idea di ricostruire in miniatura il podere dove abitavo. Attualmente ci troviamo davanti al podere in costruzione dell'ente Maremma, dove io ho vissuto per molti anni e lo sto quasi terminando. Invece alle mie spalle abbiamo il Palazzo dei Priori, già un altro modello da me costruito e già finito, che ho portato in esposizione a Magliano. Alle mie spalle ho anche le capanne dei Carbonai, dei Pastori, la fonte di Pereta, un macchinario per fare le ricerche idriche e geologiche. Questo è il Palazzo dei Priori che si trova a Magliano in Toscana, nel mio paese. Un giorno passando lì davanti mi piacque così tanto che feci alcune foto e mi venne l'idea di riprodurlo in miniatura, con tutte le sue particolarità, con le particolarità degli stemmi e delle cose interne. Adesso questo è finito, l'ho portato a diverse mostre e nella passione ho cominciato a costruire altre cose. Questo modello che è qui davanti a me è il podere dove abitavo. Allora mi venne l'idea di rifarlo in miniatura. Per ricostruire questo modello io ho avuto una foto sola, però ci ho vissuto 40 anni e ho visto come era fatto, mi ricordavo e l'ho ricostruito in miniatura. Ho iniziato con la base. Con una base di legno. Poi mi sono fatto le dime della scalinata, la dima delle pareti e la parete anteriore del podere. Con queste dime io ho realizzato il modellino. Allora, il materiale è legno cotto e pietra. La difficoltà per realizzare un modello è avere la passione, tanti ricordi e soprattutto molta calma e tranquillità. La scala in miniatura di legno si comincia da prendere un legno, tagliarlo in due, fare dei fori e inserire i pioli. E al lavoro finito una scala poi verniciata viene in questo modo. Allora la scala nel podere veniva usata in questo modo, o per fare magari la pagliaia, o per salire sul tetto per il comignolo, per cambiare un tegolino, oppure per cogliere le olive. State vedendo la capanna dei Carbonai. I Carbonai venivano dall'Alto Aretino, scendevano in Maremma e si costruivano la capanna nella macchia per tagliare il bosco. La capanna veniva costruita con due pali a forcina, uno trasversale e gli altri messi in parallelo. Dopodiché prendevano la zaffa, facevano delle zolle e le appoggiavano sul legname al contrario, l'erba in dentro e l'argilla esterna, perché l'argilla gli faceva da impermeabile. Il modellino che ho riprodotto della carbonaia è in verità è come l'originale, perché veniva usata l'erba e argilla, l'erba all'interno e l'argilla esterno. Questa è argilla di campo, all'interno c'era la paglia. Da quest'altra parte abbiamo la capanna dei pastori, dove venivano in Maremma a fare la transumanza. Cosa facevano? Andavano in un campo, si cercavano il posto e costruivano una capanna.
con quattro laterali di legno e veniva circondata da tutta scarza che si trovava nei boschi, chiamati mannelli. Questo modellino è realizzato in legno, scarza di canna e ciuffi di canna di fosso. All'interno ci sono i vari giacigli dove dormivano, tavolini per mangiare. Con i ritagli che mi avanzano per fare i modellini che ho costruito, ci costruisco casette per gli uccellini, vetrine, cavallini a dondolo e altri oggetti, pancali in miniatura e scale per l'uva, cassettine per gli oggetti. Questo serve per tagliare il pane, la pagnotta del pane. Tagliato il pane, togliamo il dentro e andiamo a buttare le briciole. Il modellismo è la mia passione, però se qualcuno mi chiede di costruire o una casa, una villa, o un giardino, o una cantina, io sono disponibilissimo. Per produrre un podiere mi servono le foto dell'esterno e dell'interno, e poi con le foto io realizzo il modellino. Sono Fabrizio Lamioni, nato a Magliano, attualmente vivo ad Albinia. Queste sono le mie opere in miniatura. Per chiunque mi volesse contattare che ha da fare una cantina, una villa, una casa, un giardino o cose varie, mi può chiamare al numero 333 178 8291.